Rossano, una città protagonista di più di 3.000 anni di storia della Calabria. Dagli enotri che la abitarono circa 1.300 anni prima di Cristo, alla città magno-greca Ruschia, o Ruschianè, la prima Rossano, che fu il porto e l'arsenale di Turi, la seconda Sibari, dal V secolo avanti Cristo in poi. Poco dopo il 193 avanti Cristo, con l'arrivo dei Romani, nacque sull'attuale collina la seconda Rossano, che assunse il nome di Roscianum e fu città-fortezza di grande importanza per tutta la piana di Sibari, la Sila e la Calabria del Nord-Est. Tante sono le ipotesi sulle origini del suo nome. Secondo alcuni potrebbe derivare da Rus Sanum, per la singolare salubrità dell'aria, oppure dal colore rosso tufaceo del monte su cui sorge, oppure da Roscius, la famiglia romana alla quale fu assegnata la città, o più probabilmente da Rusion e Acron, ovvero promontorio salvifico. Per la sua naturale posizione geografica, fu l'unica città del sud a non essere mai stata conquistata dai Visigoti, dai Longobardi e dai Saraceni. Dal VI all'XI secolo, Rossano conobbe un periodo di grande splendore, fu un importante centro militare, politico e amministrativo. Nel X secolo divenne la capitale dei possedimenti bizantini in Italia, sede dello stratega, di vescovado e centro di vita religiosa. Rossano, inoltre, fu libera università con i Normanni e gli Svevi e principato con gli Angioini, gli Aragonesi, gli Spagnoli, i Borboni sotto i Ruffo, gli Sforza, gli Aldobrandini, i Borghese. Città di cultura dal Rinascimento al 1700 con le sue prestigiose accademie e città della Sila Ionica, ancora una volta protagonista, dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri. Vibranti testimonianze del suo passato sono visibili in tutto il centro storico, magnificamente conservato, straordinariamente dominante su tutta la costa ionica e immerso nella propria cultura, fatta di monumenti, suggestivi quartieri, angoli di mistico isolamento e tanta storia gloriosa. Attraverso una serie di vicoli e stradine molto pittoresche è possibile in qualunque momento visitare quelli che vengono definiti gioielli dell'arte bizantina. Un superbo patrimonio di arte e di storia, tanto da definire la città la Ravenna del Sud o semplicemente Rossano la Bizantina. Intorno al VII secolo la città divenne una vera e propria montagna sacra, in quanto le invasioni dei persiani prima e quelle degli arabi musulmani poi, determinarono una massiccia migrazione da parte dei monaci greci in direzione delle regioni italiche più meridionali. La penetrazione monastica, proveniente soprattutto dalla Sicilia, per effetto della conquista araba dell'isola, divenne più massiccia nel IX secolo, comportando così una cospicua presenza e diffusione nel territorio rossanese di eremi e laure. Alcune di queste strutture si sono ben conservate, altre sono state inglobate in civili costruzioni, di altre purtroppo si sono cancellate le tracce. Rossano è stata sempre una città caratterizzata da una religiosità profonda.
Durante il periodo medievale, dai suoi monasteri, dalle sue scuole, dai suoi scriptoria, sono usciti papi, asceti e uomini di cultura, come San Nilo e San Bartolomeo, compatroni di Rossano e della Calabria, fondatori dell'abbazia di Grottaferrata. Nel centro storico, rari esempi di monumentalità bizantina tracciano un vero e proprio percorso di arte e di fede. Tappa d'obbligo per il visitatore è senz'altro la cattedrale dedicata alla Chiropita, un affresco parietale della Madonna che per tradizione e significato della parola vuol dire dipinta non da mano umana e che rappresenta il cuore spirituale della città. La sacra icona, la cui origine è da collocare tra il 580 e la prima metà dell'VIII secolo, è l'immagine della Madre di Dio che regge sul braccio sinistro il bambino. Una bella pittura di intensa spiritualità nella quale il sacro si fa arte. Intorno alla sacra immagine ruota una ricca galleria d'arte che ripercorre 15 secoli di storia della cattedrale e che parte dai resti dell'originario oratorio dell'eremita Efrem, alla cui tradizione è legata la storia della Chiropita. L'imponente impianto architettonico è a 3 navate e 3 absidi. Il campanile ed il fonte battesimale risalgono al 300. Il portale di stile neogotico è datato 1400. Risale alla stessa epoca il rivestimento in pietra di Cipro dell'icona a Chiropita. I soffitti lignei dorati a cassettoni sono del 500-600, mentre il grande organo a canne è del 1622. Tele e opere marmoree di grande pregio sono di stile barocco settecentesco. Nei pressi della cattedrale, stretta tra una serie di casette quasi a volerne proteggere il valore, sorge un altro esempio significativo di arte sacra bizantina, la piccola chiesa della Panagia, ossia Maria la Tutta Santa, un antico oratorio dalle splendide linee armoniche. Il tempio risale al X-XI secolo, sobrio ed essenziale nella struttura architettonica e ad una sola navata. Al suo interno custodisce due affreschi di grande suggestione, raffiguranti San Giovanni Crisostomo e San Basilio di Cesarea. Svettante sopra un piccolo culmine di roccia, all'estremo sud-est della città si erge la chiesa di San Marco, uno dei più significativi e armoniosi monumenti di architettura bizantina del sud Italia, risalente al X secolo e rifondato da San Nilo. Originariamente dedicato a Santa Anastasia ed ubicato nella Grecia, il quartiere più antico della città, era dedicato all'ascesi comunitaria dei monaci che vivevano nelle sottostanti grotte ricavate dal tufo. Gemello, ma decisamente più ampio, della cattolica di Stilo, il sacro luogo di culto è costruito con materiale povero, semplice nel suo impianto, e guarda con le sue absidi all'oriente greco-bizantino, di cui ripropone i motivi architettonici tipici. La pianta quadrangolare a croce greca, l'altare al centro, una copertura costituita da 5 cupole cilindriche con monofore laterali, 6 pilastri in muratura, 3 absidi con bifore, un'acquasantiera ed affreschi parietali, fra cui uno raffigurante uno di Gitria, ovvero una Madonna con bambino, colei che indica la giusta via.